Family. Siamo tornati come promesso alla Villa Poss, o anche chiamata Villa della Torre, perché quando è stata costruita si dice che la parte che attualmente è crollata sia stata una torre. Volevamo prima di partire raccontarvi un attimino la storia di questo posto. Allora, Villa Poss più o meno è stata costruita per conto di Luigi Cacciapiatti, che era un marchese del 700 circa, più o meno, è stata fatta costruire da lui e praticamente questa villa è stata succeduta da tanti proprietari, veramente tanti, insomma, e tra Anche da l'altro, dei industriali sì, intrusi, e ha dei locali conti, del posto. ha dei conti a ministri napoleonici, comunque ha sempre persone molto benestanti. Il conte Casanova, cioè l'unico conte che ha abitato questa struttura, Noi sappiamo. certo che noi No, per quello che sappiamo, abbiamo non per quello potuto che abbiamo in trovare, possesso, è l'unico certo. nome di conte che ci L'unico, l'unico. viene alle nostre Allora, informazioni, perché certo. per il resto non si trova niente, Assolutamente no. purtroppo è così. L'unico conte, insomma, ha fatto un omicidio dentro questa villa, ha ucciso la moglie, probabilmente in un raptus di rabbia, questo noi non possiamo saperlo, O ma per qua quale altra dentro, oscura ragione, perché non si sa. esatto. Tutto può essere, è Qua oscuro. comunque ha Magari con ucciso la l'indagine moglie. riusciamo ad arrivare anche a un Certo, dunque. siamo qua Siamo qui apposta. apposta per questo. Questa villa è stato consumato questo omicidio e invece dopo questo uomo è scappato, si sono succeduti altri proprietari. Misteriosamente questa villa ha continuato a cambiare proprietario e a un certo punto è stata presa e abbandonata letteralmente, tant'è che la Ma dai, che villa, vandaleggi. Ci certo. sono stati grossi furti nella storia di questa villa da quando è Esattamente. chiusa, A varie partire reliquie, dall'arredamento anche quadri, nel gioielli, tutto. esatto, Ma e poi quindi l'arredamento e tutto il resto è stato cambiato da ogni singolo proprietario, certo, quindi non sì. si sa più la provenienza di ogni Non si sa oggetto e neanche cosa che ci poi stile ci sia. fosse, perché all'inizio questa casa è nata con uno stile medievale, cosa che non riscontriamo con gli Tramutata affreschi, poi infatti è con lo stata stile cambiata totalmente. ottocento. L'unica cosa che si è mantenuta di questa villa è la torre. Questa torre è così importante che affaccia sul Lago Maggiore, tra cui gode una delle più belle vedute di questi La posti. chiamano anche la regina del Lago Maggiore Esatto, sì. perché la Il villa con più soprannome vista da quando è con stato più vista costruito. e vorrei dire anche di tutto questo terreno che c'è, Certo. perché questa villa gode di 6 ettari di terreno. Poi Non purtroppo noi non potremo girare questa torre famosa perché la è torre è crollata, crollata e purtroppo quindi non c'è c'è permesso entrare. stato un'alluvione e con il Col vento tifone porta, del 2012 esatto. Purtroppo è non c'è crollata. più possibilità di farvi anche vedere questa torre, Esatto, se purtroppo. non le macerie che ne restano, chiaro, questo Poi certo è comunque possibile. siamo venuti anche a conoscenza di un fatto che comunque sia su Sì, libri o su internet non si può trovare, esatto. grazie a un nostro componente del team, ovvero una persona come voi che ci scrive tutti i giorni e ci ha spiegato che negli anni 80 ci fu un rito, dei Dei ragazzi più riti. vennero e fecero dei riti satanici, boh, non si capisce bene che tipo di riti fossero, nel quale evocavano proprio il conte. Queste sono leggende metropolitane di queste valli, perché noi non potremo mai sapere per certo se è vero o meno, però possiamo sempre andare a scoprirlo. Non è mai detto che abbiano evocato non un conte, ma qualcosa di peggio o di meglio. Chissà, Questo o non si sa. magari il conte stesso, cioè, Vedremo magari cosa potremmo proveremo. Si avere a che spera, fare col conte si spera. stesso. Almeno potrà darci Certo. anche delle spiegazioni sull'accaduto che ci fu Esatto. nella sua epoca. Direi Esattamente. Possiamo andare, direi. Partiamo. che va Possiamo bene. partire. In direzione di Villa Poss. Sì, magari prima ci fermiamo un attimo alla cappelletta che abbiamo già filmato l'altra volta. Siamo stati un attimino là. Grazie.
adesso ci stiamo dirigendo nell'entrata parte che c'è un della villa. telefono mio molto inquietante lì, ma ok. Adesso ti faccio vedere dove io ho visto quella cosa con dei miei amici. Precisamente qua. Qua c'era l'impiccato, qua c'era l'impiccato. Pesante, fammi fare una Vedete, foto. c'è una sottospecie di cappella molto strana perché c'è anche un'entrata lì sotto e penso che questa qua sia collegata comunque qualcosa alla villa perché è molto strana. C'è, come vedete, c'è anche una croce al contrario. Luce. Merci. Vedete, c'è qualche scritta un po' strana, ma è normale. Proviamo a fare un rilevamento qua, Andre. Facciamolo Diamogli il settare. tempo di settarlo, siccome l'ho Si è appena settato, si è riacceso. settato. C'è qualcuno qui? C'è qualcuno qui? Brilla. Pieno. Io sono fermo, Qua potrebbe essere polvere però, Polvere, ragazzi. polvere. Qua può essere anche polvere, vero? Sì. Sì, è polvere, Sì. guarda, è polvere. Andiamo Però lì fuori. fuori. Proviamo a aprire. Io ho visto qualcosa. Io ho visto un'ombra qua. No, io no, però sento rumori. Non è che non siamo soli, ma No. non parlo di entità. Sì, ho capito. Non credo. Io sto fatto. Io non sono il rec. No, tenete il rec soprattutto quando ci sono queste cose. Quindi là non si può entrare. Certo, ragazzi, che buio questo qua. È buio pazzo, sì. Ma veramente, di qui non si può salire. Ritorniamo da dove siamo arrivati e vi porto in un altro punto della villa. Io qui ho un po' di senso di pesantezza. Andre, come stai? Vedete? Qua c'è tra l'altro un occhio. Cazzo. Ci di ora. Nave. Sì, qualcuno dentro. Ah, vandali. Sì, qua è stato vandalizzato. Proviamo a fare una rilevazione, Andrea. Proviamo a entrare. Questa, vedi? La stavano ristrutturando. Vedete, ragazzi? Siamo Ma che dentro. bella! Bellissima! Qua c'è un'arcata. Sopra inagibile. Vieni, vieni qua, Andrea. Proviamo solo vicino qua a fare un rilevamento. Lo stai già facendo lì? Bene, si è settato. Confermo. C'è qualcuno qua? Qualcosa c'è. Vedi che Ma balla? stanno tuttora lavorando? Penso. Guarda quel muro. Sì, quello è fresco. C'è qualcuno qui con noi? Raga, io non voglio mettervi ansia, Brilla. ma dietro di me c'è un maiale impiccato. Sì. C'è qualcuno tra di noi? Qua stanno facendo lavori. Queste sono tubazioni vecchie. Ma sono stati piantati qua i Sì. lavori. Mi pare. Un mobile, un Assolutamente. mobile. Aia, qua, dico la verità, Possiamo entrare dentro del tutto? c'è qualcosa che non torna qua. Che succede? Mi sgranava. Ti sgrana? Sì, mi sgranava. Come io mi ho cercato di riprendere. Guarda, 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 che mi sgrana. Tu, eh?